Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio far vedere che cosa mi ha portato quest'anno Babbo Natale. Allora, parto con il calendario dell'avvento di Trendytap del DM. Io l'ho aperto giorno per giorno. Nel mio Instagram, giù nell'info box trovate il link, ho salvato nelle storie in evidenza l'apertura di ogni singola casella, però poi non so se prima o dopo questo video caricherò appunto un video dove mostrerò il contenuto di questo calendario e questo mi è stato regalato dai miei genitori. Inoltre, giù nell'info box vi lascio anche il link del calendario dell'avvento di Valedi al verde. Devo dire che mi è piaciuto molto, anche quello dell'anno scorso non era male, e quindi è un calendario che non mi ha deluso neanche quest'anno. Altro regalo ricevuto super apprezzato dai miei genitori è un orologio di Blue Spirit gioielli ed è questo qua. Mi serviva un orologio perché la mia casa fa sparire tutti gli orologi. Mi è rimasto un Casio che era di mio nonno, però non mi trovo bene con gli orologi con i numeri. Io voglio le lancette e quindi niente, mamma mi ha fatto anche questo orologio super apprezzatissimo. Infatti l'ho messo e non l'ho più tolto perché io gli orologi non li tolgo, me lo tengo al polso e lo tolgo quando la batteria finisce. Eccolo qua. Poi che cosa ho ricevuto? Allora, vabbè, uno scaldamani. Sono quelle cose che carine, però poi io in genere li utilizzo una volta e quando diventano duri non vado poi a bollirli e quindi mi rimangono lì in una scatola piena, però apprezzo comunque. Ho ricevuto anche poi due libri da mia sorella. Allora, uno è questo, La mia testimonianza davanti al mondo. È un libro che avevo chiesto, che volevo leggere. Ho letto il fumetto della storia di questo signore e mi piaceva però leggere appunto la sua biografia e quindi me lo sono fatto regalare. E poi anche il libro di I Love Shopping a Natale. Io ho letto tutta la serie di I Love Shopping, questo dovrebbe essere l'ultimo se non sbaglio, e quindi sono contenta di aver ricevuto anche questo. Ho ricevuto il calendario dell'avvento delle amichette da parte di Giulia. Allora, alcune caselle non ve le posso mostrare perché le ho mangiate, nel senso erano o bustine di tè oppure cos'è che ho trovato due Leccalecca, quindi quelli ormai se ne sono andati. Però allora ho ricevuto questo set di fazzoletti natalizi bellissimi. Ogni anno compro lo Scottex o la carta igienica di questa marca. Fazzoletti, non mi ricordo se li avevo provati lo scorso anno oppure no, del marchio Cartica, un buon marchio, e sono carini perché appunto hanno tutti i disegnini di Natale. Poi ho ricevuto queste clips a forma di gattino per i fogli, che sono bellissime, veramente bellissime. Anche di questi prodotti troverete poi sempre sul mio Instagram tutte le foto giorno per giorno. Poi dei post-it molto molto carini e simpatici. Questo marchio è carino, fa tutte le cose tipo kawaii, bellissime. Poi che cosa ho ricevuto? Allora, da Sofia, che è la sua bambina, ho ricevuto questo bigliettino con dentro dei disegni e qui ha fatto il mio ritratto. Sono l'incrocio tra Mr. Potato e un mostro. Però è bellissimo, ho apprezzato tantissimo questo disegno, veramente veramente bello. E tra l'altro in un'altra casellina ho trovato questa, che è la foto mia e di Giulia. Questa è stata la prima volta, per ora l'unica, dove ci siamo incontrati a Firenze, e in questa foto lei era incinta di Sofia, quindi quanti sono? 6 anni fa? Non mi ricordo quanti anni ha Sofia. Comunque è stata una giornata bellissima che porterò nel cuore per sempre e spero di poterne fare un'altra insieme a Giulia molto presto. Poi ho ricevuto, allora, il 24 c'era questa maschera viso Organic Shop, questa qua è quella con alghe, fango marino, questo qua, che tra l'altro ho provato e non è male, mi è piaciuta, però l'ho provata solamente una volta, quindi non posso dirvi di più. Poi ho ricevuto l'acqua micellare formula pura di Deborah. A Giulia piace molto questa linea di Deborah. Io non mi ricordo cosa ho provato di questa. Ah, il burro cacao colorato che mi aveva regalato Giulia, che è buonissimo. Quindi sono contenta di poter provare anche questa. Poi ho ricevuto questo quadernino bellissimo con il pinguino.
Fantastico, io adoro tutte queste cose di cartoleria. Poi una matita sempre formula pura di Deborah Occhi, la 01, quindi quella nera. Sono contenta perché a me le matite nere per gli occhi piacciono moltissimo. Poi ho ricevuto due lapis, uno nell'astuccio di scuola, quindi non posso farvelo vedere. Comunque, fatti così tipo arcobaleno, bellissimi. Poi ho ricevuto una cosa utilissima perché tra l'altro dovevo comprarle perché le mie si sono sfracassate e sono le pinzettine per le sopracciglia. Queste qua sono a pois e sono bellissime, le ho già utilizzate tra l'altro un pochino. Poi ho ricevuto questa che mi avete già visto, queste me le avete viste in un video che ho fatto in collaborazione con Giulia, sono bellissime, le ho adorate. Poi altre cose natalizie sono questa penna stupenda. L'omino di pan di zenzero che aggiungerò molto volentieri alla mia collezione di penne strane. Giulia lo sa, mi conosce e me l'ha regalata. Poi ho ricevuto questi, li sto utilizzando un sacco in questi giorni, gli elastici per i capelli, ops, con questi fiocchettini che sono fantastici. Poi un sacco di cose. Allora, ho ricevuto delle palline che in questo momento le ho messe nell'albero dei miei genitori, ma che porterò a casa mia. E sono questa qua che è il bastoncino di zucchero, i due cavallucci che sono bellissimi, pacchiani come piacciono a me per l'albero di Natale, ed infine questa pallina qua che è l'albero di Natale, bellissima, l'adoro. Quindi anche questo è stato un regalo apprezzatissimo, io adoro calendari dell'avvento veramente e non mi aspettavo che Giulia mi facesse questo calendario dell'avvento fatto da lei, ma poi ogni bustina era decorata a mano, c'era il bigliettino, insomma, bellissimo. Giulia, grazie, ti ho già ringraziato, ma grazie di nuovo. Quindi questi sono stati i miei regali di Natale, fatemi sapere che cosa avete ricevuto voi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!